Mancano ormai pochissimi giorni al lancio della missione Solar Orbiter. Nella notte fra domenica 9 e lunedì 10 febbraio alle 5.03 ora italiana, la navicella dell'ESA della NASA si alzerà in volo da Cape Canaveral a bordo di un razzo Atlas V 411 per intraprendere un viaggio interplanetario che la porterà nell'arco di qualche anno, là dove nessuna sonda spaziale è stata mai, in orbita a distanza ravvicinata al di sopra dei poli della nostra stella. Un viaggio molto complesso, pianificato nei minimi dettagli. Ecco le principali tappe in programma. Circa 53 minuti dopo il lancio, alla fine della sequenza standard di separazione dei vari stadi, la navicella spaziale si troverà a viaggiare da sola verso la sua destinazione. 4 minuti più tardi si apriranno i pannelli solari e verrà stabilito il primo contatto con la Terra. Trascorse altre 28 ore avrà inizio una lunga sequenza di dispiegamenti che richiederà circa 13 ore per essere completata, dispiegamenti fra i quali quello del braccio telescopico con gli strumenti sensibili ai campi magnetici e alle tre antenne, compresa quella ad alto guadagno. A questo punto la navicella spaziale dovrebbe essere in assetto da combattimento. Il calendario della missione prevede poi di sfruttare un'intricata sequenza di assist gravitazionali dalla Terra e soprattutto da Venere. Il primo passaggio ravvicinato la nostra stella, circa 75 milioni di chilometri, avverrà fra un anno, nel febbraio del 2021, e un secondo, questa volta meno di 50 milioni di chilometri, nell'ottobre del 2022. Dopodiché avranno inizio orbite a latitudini via via maggiori, da 17 fino a oltre 33 gradi, orbite che condurranno la sonda nei punti di massima prossimità ad appena 42 milioni di chilometri dalla nostra stella.